Va benissimo. Allora, rispondiamo velocemente a S Roma 1927. Sì. Diego, Manu, Quartararo può vincere il mondiale? Sì. Per me è un pretendente al mondiale. Allora, secondo me, a livello proprio di pilota, è il più completo al momento. Forse anche il più forte. E forse anche il più forte. Beh, no, più forte è sempre Marquez. Allora, per me è Marquez. Però, guarda, in questo momento, per come si sta svolgendo la cosa, probabilmente considera che ha quasi il doppio dei punti di Marc Marquez. In questa Vabbè. Maniera, dico, per il mondiale, sì. Sicuramente di quelli che stanno su, il più coerente e quello che forse sta facendo il campionato migliore. No, sta facendo dei miracoli però, perché non ha la moto, è oggettivo che la Yamaha... Allora, anche su questa situazione, io poi voglio spendere due parole, non so come partire perché veramente c'è tanto da parlare sulla moto. Allora sì, tecnicamente può vincere il mondiale, non è semplice. Allora, da che vogliamo cominciare? Io c'ho molto da parlare di Ducati e di KTM. Ok, allora, e poi c'ho una voce di... Ok, allora, faccio parlare a te perché poi voglio parlare su un argomento allora, molto complesso. Vi faccio una domanda, ci pensavo questo weekend. Varie domande in realtà ho. Allora, è noto che negli anni, noto nel senso l'abbiamo visto, Ducati saranno 10, una decina d'anni, che è palesemente, poco meno, la migliore moto del lotto. Ok? La più potente, la più versatile, la più... cioè, la migliore moto del lotto. È l'unica moto che non riesce a vincere il mondiale. Sì. Che ha vinto uno e grazie a Stoner ha vinto Stoner, no? L'ha vinto Ducati. Quello è stato il primo mondiale poi della Ducati. Ma poi c'era la veloce, faceva 20 km in più, era l'unica con le Bridgestone, Stoner era un fenomeno. Insomma, sappiamo com'è andata. A questo punto mi chiedo, sappiamo anche che Ducati è l'azienda più innovatrice del mondiale, perché fa scuola Ducati. L'abbiamo visto col cucchiaio, l'abbiamo visto con l'abbassatore, l'abbiamo visto con le ali, l'abbiamo visto con tutto quanto. Lei comincia, l'abbiamo visto col peso del baule, il famoso bauletto sul codone. E dopo vorrei parlare su quello, tantissimo. Però abbiamo visto Honda, dopo tanti anni è andata là e l'ha fatto anche Honda. Certo. Mi chiedo, visto che spesso e volentieri succede che le moto clienti, in primis Pramac, ma poi adesso abbiamo visto anche le Gresini, quello che ti pare, spesso fanno meglio delle factory o comunque sì. Ci si ritrova a combattere con moto dello stesso livello con moto di uno o due anni più vecchi. Sì. Sarà che la continua innovazione del team ufficiale porti a esagerare, nel senso che se noi abbiamo visto le strategie dei giapponesi abbastanza logiche, la moto vince, si tiene quella, si migliora un pochino, ma i giapponesi hanno visto stravolgere la moto. L'ha fatto Honda dopo tanti anni che non andava più e ne aveva necessità. Yamaha è uguale da 15 okay, anni. Ok, però purtroppo qui mi fai innescare proprio l'argomento di cui volevo parlare, se posso. Chiudo la domanda. Non è che l'estrema innovazione di Ducati, del Team Factory, non delle Ducati, porti delle difficoltà continue a tutti quanti i piloti? Questo è il punto. Ok. Cioè, fare mezzo passetto indietro o lasciare quelle moto ai tester e continuare con la linea dell'anno precedente, come abbiamo visto funzionare per tanti altri piloti, potrebbe essere controproducente per loro. Allora, io voglio parlare di questo. Allora, ultimamente nella MotoGP abbiamo visto che quest'anno sono stati addirittura scavalcati dopo a distanza di 7 anni dei giri veloci, sia in gara sia in qualifica, che appartenevano al 2015 e al 2014, dove le moto erano molto differenti. Quali erano le differenze? La gomma in primis. Però ragazzi, io tra l'altro sono uno molto pro alla Bridgestone, mi è sempre piaciuta e sicuramente è arrivata secondo me ai livelli più estremi. Michelin attualmente ci ha messo tantissimo per arrivare a quei livelli, però adesso c'è, anzi, però sono anche moto che oltre alle gomme negli anni hanno avuto diversi sviluppi. Stavo guardando il video di Luca Salvadori l'altro giorno che mi ha aperto e lui mi ha fatto ragionare tantissimo. Dice, le moto della MotoGP attualmente rispetto alle altre moto, alle moto di qualche anno fa, oltre all'innovazione aerodinamica, abbassatore, cucchiaio, baule anti-shock, tutto il resto delle innovazioni tecniche e ingegneristiche da MotoGP attuali, sta facendo una considerazione che secondo me è giustissima. Dice, gli assetti delle moto attualmente
stanno un po' si stanno un po' convertendo. Cioè, se tu guardi oggi una Moto 3, una Moto 2, che comunque sono moto teoricamente più meno sofisticate a livello tecnico, a Moto 2 soprattutto, esatto, stanno hanno ancora gli ultimi assetti, cioè peso caricato davanti in maniera estremizzata, selle molto alte, distribuzione dei pesi quindi caricata molto sull'anteriore. Attualmente le MotoGP moderne rispetto a quelle di qualche anno fa iniziano a fare un passo un po' contrario, ritornano a essere un po' più lunghe le moto, meno corte. Ma sono tanti anni questa cosa, Sì, tanti anni, però piano piano sempre di più. Le selle più basse e gli anteriori più alti. Gli anteriori più alti, perché attualmente con determinate potenze hanno capito che in gara soprattutto, indipendentemente del giro secco, in gara una cosa importantissima è fare la differenza sulle accelerazioni, più che sulle percorrenze della curva. Perché è necessario caricare nel... necessità di caricare il posteriore. Tanto salutiamo X Minato che ci dice buongiorno. Oh Brasilia, come stai? È sempre un piacere averti qua dentro. Spero che tra qualche giorno ci mostrerai 94 sulla bilancia. Ma comunque, chiusa questa parentesi del brasiliano, torniamo a parlare degli assetti. La necessità di caricare il posteriore. Necessità di caricare il posteriore. Quindi totalmente differenti. Adesso io mi facevo una domanda. Secondo me ci sono delle moto ancora in MotoGP che stanno invece nella vecchia situazione, perché Yamaha fa la differenza sulle percorrenze, e chiaramente in gara, non so se comunque nella gara MotoGP Quartararo, facendo una partenza pessima, quando tu ti trovi in gara dove c'è qualcuno che ha molta più accelerazione di te, molta più velocità dritto di te, poi andare a passare sulle percorrenze e rimanere davanti è molto più complicato, perché certo, è un conto passare in curva, è un conto su un'accelerazione sul dritto. Quindi la MotoGP sta tutta lavorando su questo tipo di aspetto, e le moto, voglio parlare tra virgolette di telemetria, si affidano molto più alla questione della differenza che fanno sulle accelerazioni che su poi la sulla percorrenza della curva, ok? Messi su questa questione, cosa volevo fare una comparazione anche con la Superbike, ok? Questa strada la Superbike l'ha presa anche prima della MotoGP. Aspetta, però la Superbike ha questo: le moto di serie che oggi escono, ok? Sono molto più sedute rispetto a una volta. Le ultime? Sì. No, sono sempre, secondo me sono sempre super sofisticate. No, sedute nel senso un po' più basse dietro e un po' più alte davanti rispetto a 15 anni fa. Dici? Per me no, tutto il contrario. Secondo me per me sono rimaste così, e ti dirò anche una cosa. Per quale motivo, secondo voi, cioè faccio un esempio, Ducati Superbike, Yamaha, Kawasaki, ok? Ok. Allora, Ducati ha fatto uscire una moto che ha un motore, parlo del V4R, ha un motore di derivazione MotoGP, perché comunque è un motore molto simile a quello che porta la MotoGP. La moto, se tu vedi il V4R, io ho preso una foto, che se la regia mi può dare una mano. La prima foto che... Ok. Ok, questa è la Ducati V4. Questa è l'SP2. SP2, vabbè, comunque poca differenza con la R. Ok, le ali. Se andate a notare, ali aerodinamiche davanti, peso completamente anteriorizzato, sella molto alta e sella completamente nulla. Ok? Se prendiamo la Yamaha R1 e Kawasaki. Yamaha e Kawasaki non hanno le alette, ma hanno più o meno la stessa situazione di distribuzione. Aspetta. Cosa ha fatto... Questo perché? Perché sono secondo me due moto, Kawasaki e Yamaha, che puntano ancora in un mondo un po' meno... in un mondo meno esasperato rispetto alla MotoGP, ancora sulle percorrenze. Ducati, che comunque ha fatto uscire teoricamente in modo stradale una moto del genere, cosa va a fare in una Superbike? Il regolamento gli permette di cambiare il telaio del posteriore e di andare a mettere una sorta di baule dietro. Questa non è la sella della Ducati originale. Però non è, sì. Ok? Mette una sorta di baule anti-shock, come la tecnologia
e il peso dietro, come la tecnologia che hanno in MotoGP. Questo per far vedere che comunque loro puntano su un altro tipo di guida con questa moto e non sulla scorrevolezza. Guarda, questo telaio posteriore è totalmente nuovo. No, ma questo lo fanno dai tempi pure del bicilindrico, c'era pure Giuliano telaio. Allora, sì, però nei mondiali prima, nelle superbike precedenti, il telaio, tutto ciò che riguardava il telaio, anche sella e soprattutto estetica, tutta roba Piero Bonne, sì, doveva essere identica a quella stradale. Attualmente anche la superbike sta prendendo una piega diversa, ci sono queste possibilità, e chiaramente la moto da superbike, in questo caso parlo soltanto del Ducati perché per me solo Ducati effettivamente fa questo, fa vedere proprio chiaramente che è una moto differente. Allora, poi rispondiamo pure a Lollo Corti, che giustamente fa la foto è in prima. Lore, volevo ritornare un secondo sulla foto questa qui per dire una cosa. Allora, il ragionamento che fai è tutto corretto. Una cosa che si nota qui in realtà è che loro non hanno soltanto l'antishock, ma questa cosa l'ha portata Yamaha già dai tempi di Ben Spies, per cui parliamo di 15 anni fa all'incirca. Okay. Tutte le superbike hanno il serbatoio della benzina sotto la sella e nel codone. Quello che noi vediamo qui è il serbatoio della benzina, non è qui. Qua sotto non c'è niente, c'è il motore. Però io parlo della parte alta, parlavo, eh? Sì, beh, quella adesso è arrivati, okay. Nel senso, 15 anni fa c'era in superbike, quindi partiamo delle moto stradali, quello il ragionamento che hai fatto te fino adesso è correttissimo. Già c'era la necessità di iniziare a spostare i pesi, ok? Quindi portarli sempre sul posteriore. Per cui Yamaha, con, ti ripeto, Yamaha Best Peace, Melandri, ma Melandri prima, Yamaha, la Big Bang... con i due... Sì, la Yamaha 2009-2010. A differenza della stradale che aveva il serbatoio della benzina qui, ce l'hanno tutti sotto al codone, a differenza della stradale. Quindi quella tendenza di cui tu parli è vera, ma perché? Perché in realtà sono tantissimi anni che i piloti, soprattutto superbike, chiedono... Io ricordo, ne parlavo con un meccanico in pista tantissimi anni fa, un meccanico del mondiale, mi diceva, i piloti veri, ma te parlo dei... Bayliss, gente di moto di 15 anni fa, 20 anni fa, le moto, mi diceva, le vogliono alte davanti e basse dietro. Che, perché? Perché vogliono frenare forte, innanzitutto, quindi hanno bisogno di un anteriore che possa frenare forte, trazione. Poi tu dici, ok, ma poi come la fai a girare una moto che è alta così? Cioè, tecnicamente gira anche meglio una moto alta, però nel misto sei meglio di me che inizia ad avere una moto faticosa. Dice, poi quella ci pensano loro a farla girare, cioè, piuttosto... Sì, diciamo che comunque per... l'angolo della gomma con un carico, con un anteriore caricato, ha più facilità a voltare. Però, è chiaro, sulla maneggevolezza, però si lavora anche con la forcella che può stare più dritta. Esatto, più e non hai buona trazione, perché, non hai appoggio in percorrenze veloci. Certo. Quindi loro già da 15-20 anni fa si erano partiti con la necessità di avere più trazione, di avere più appoggio, più stabilità in frenata e meno percorrenze. Quindi tutto quello che tu dici è un lavoro che però è partito 15-20 anni fa, ma ci si è arrivato con le esigenze dei piloti in realtà. Okay. Però voglio dire anche un'altra cosa. Chiaramente questa esigenza si vede probabilmente molto in Superbike e in MotoGP, proprio per una questione di potenza. Di potenza. Nelle altre categorie in realtà si continua a percorrere sempre quella strada della moto caricata molto avanti e della moto molto corta come passo. Perché non hanno quelle potenze. Addirittura ricordo che Sam Lowes, quando vinse il mondiale 2013 con una Yamaha privata in Super Sport, tra l'altro era l'unica Yamaha in quell'anno correva, e quando hanno fatto l'opuscolo dell'assetto sul moto sprint della Yamaha di Sam Lowes, quello che loro dicevano, che Sam Lowes voleva una ruota posteriore completamente, un passo moto completamente corta, vicina al forcellone, per accorciare la moto il più possibile. Infatti, al netto delle altre moto, era una moto cortissima e che poi ha fatto proprio la differenza in quell'anno. Comunque, indipendentemente da ciò, quello che voglio dire io, e ho fatto questo collegamento delle moto, è che secondo me la crescita, ad esempio, di Aleix Espargaró, che in questa gara ha fatto un altro podio ed è il pilota più costante della MotoGP, è anche dovuto a queste piccole evoluzioni che stanno
andando avanti in modo di guidare. Cioè, probabilmente Spargarò, quando la moto si guidava per la più per la percorrenza, aveva, lo stesso anche Marquez, aveva un certo livello, ok? Quando si è spostato le moto a lavorare soltanto per queste accelerazioni, per questo trick, per far andare la moto soprattutto su queste accelerazioni, sono usciti dei piloti e certi piloti hanno fatto il passo indietro. Per me Aleix Espargaró ha fatto il passo avanti in questo momento, perché la moto si guida in questo modo. Questo è anche per fare un ragionamento che, secondo me, oggi è chiaro che noi guardiamo le categorie e vediamo il miglior pilota della categoria, ma quello che mi fa pensare è che probabilmente, se molti piloti messi in altre categorie, in altre circostanze, probabilmente escono fuori e altri vanno chiaramente meno, e messo nelle condizioni di oggi escono questi piloti tipo Aleix Espargaró, che non si era mai sentito in tutta la sua carriera. Sì, è probabile. In realtà, secondo me, questa è stata un'evoluzione. Un'altra cosa che volevo dire, sto guardando un altro video di un certo Marcon, che penso che conosci bene. Tommaso Marcon. Che parlava dello stile odierno, no? Dei piloti. Lo stile odierno. Perché ho visto casualmente un pezzettino ieri sera. Ok, cioè, esatto. Forse so di cosa stai parlando. Ok. L'evoluzione. Dice che giustamente, che chiaramente nella maggior parte dei casi il fatto che le moto sono evolute in ciao Spartano, intanto salutiamo Spartano. Oh, Spartano, ecco Spartacus, grande Spartano. E stavo dicendo, chiaramente l'evoluzione delle moto, le moto hanno chiaramente piano piano l'evoluzione delle moto ha portato un'evoluzione sulla guida, ok, i vari stili. Ma quello che probabilmente noi vedevamo nel 2015 Bridgestone, e adesso io non c'ho la foto, ma oggi se tu vai a guardare la spalla vicinissima al cordolo, la tengono vari piloti, ok? Oltre al gomito che lo struscia per terra. Piloti come però Aleix Espargaró hanno uno stile di guida completamente che, secondo me, si accoppia proprio alla questione di cui sto parlando. Cioè, nella percorrenza del centro curva, secondo me, Aleix non è un gran pilota. Ma tutto quello che lui fa con la moto e il suo stile probabilmente si accoppia con quello che deve fare oggi una moto moderna. Ok? Una moto di MotoGP da adesso. E quindi, secondo me, il suo stile con la sua, moto si accoppia tantissimo. E questo, secondo me, è uno dei segreti del successo attuale di... Cerchiamo una foto di intanto di... Cioè, Aleix ha uno stile molto più retro rispetto agli altri piloti. Vabbè, e c'ha pure l'età, c'ha 33 anni, eh? Appunto, ma allora per 33 anni per andare così forte, no, ci sarà un motivo. Sì, no, nel senso, 33 anni... Sì, quindi Valentino Rossi comunque ha modificato il suo stile. Vabbè, lo devi sapere, cioè non è, nel senso, essere un pilota un fenomeno è anche quello. Sì, ma io adesso sto dicendo questo per dirvi che, secondo me, è una serie di circostanze che sta facendo andare... Certo. Adesso... Lo stesso Jonathan Rea, ragazzi, grazie, ma anche Toprak Razziadioglu guidano in questa maniera. Anche se Rea si sta... sono 2-3 anni insieme al suo preparatore, che cosa è? No. Sì, quello è il team manager. È il manager. Forè. Sì, Fabien Fauré. Loro si allenano insieme e insieme a lui lo sta... sono già 2-3 anni, Detta sua, Sì. Lo sta facendo guidare sempre più a gomiti larghi, anche se agli occhi nostri è impercettibile. No, diciamo che io ho notato che in qualche circuito ci sono soprattutto delle curve dove lui trova vantaggio, e io ho visto anche toccare il gomito a... Beh, ormai ci arrivi proprio di... secondo me... Sì, ma lui era proprio... Jonny Rea era proprio quasi che... Lo strilliamo. Non lo cercasse, insomma. Volevo vedere una foto di Rea. Sì, è vero. Cioè, oggettivamente, adesso è vero che è una curva da appoggio questa, perché se vedi sta iniziando a intraversare, però ecco, lui è un pilota che sta molto sulla sella, si vede che è un pilota da... Sì, è più compatto, Vabbè, ma che c'ha l'età? Cioè, parliamoci chiaro, è tutta una questione di... cioè, i piloti più esasperati sono i più giovani, poi avere l'arte... eccolo, questa è una... Sì, diciamo che questo è un curvone molto veloce, diciamo...
Dove stanno? Non si capisce. Vabbè, sì, comunque anche loro, in realtà comunque... Comunque è meno esposto, cioè io parlando anche di... Perché poi di spalla... Mi mette pure una cosa, scusami. Il discorso della distribuzione dei pesi avanti e indietro, se ci pensi... quant'è che vediamo i serbatoi da pista più lunghi dei serbatoi stradali? Soprattutto sull'R1 o le appendici che mettono davanti. C'è presente un serbatoio da pista? Sì, è molto più lungo. Cioè, lo possiamo vedere pure da qua. Questo non è il serbatoio originale di una... Al di là del fatto che non è qui più, l'abbiamo già detto, la benzina non è qui, ma è sotto la sella. Ma al di là quello, la necessità... mi stavo ricollegando un attimino a quello che stavi dicendo te... la necessità di caricare sempre più il posteriore è legata ai cavalli, comunque è un'evoluzione naturale legata alla gestione dei cavalli, c'è niente da fare. Però abbiamo visto che per un pilota non è semplice cambiare degli automatismi, cioè un Valentino Rossi che ha cambiato 3-4 stili di guida, perché non è che si è evoluto solo dalla due tempi ai quattro tempi, dalla 500 alle prime MotoGP. Le prime MotoGP 2003-2004 si è passato alla fine del 2010 con appunto l'inizio di questa guida un pochino più esasperata che portava uno stoner, anche se io ho visto il video che dici tu di Marcon, adesso non mi ricordo esattamente il punto, che, però secondo me il vero click di questa guida non l'hanno portato, l'ha portato Pedrosa per una necessità proprio di peso, sì, stoner secondo me per una necessità legata al suo stile di guida e alla moto, cioè la volontà di guidarla molto più di gas, di fisico, di da moto, senza meno, con meno elettronica. E secondo me il vero Marc Marquez, no, secondo me è Ben Spies. Ah, Ben Spies è stato il primo. E Ben Spies è stato il primo. Per carità, era esagerato, erano tutto gomiti. Però concettualmente è stato il no, il primo in assoluto a mettere gomiti a terra è stato tale Ruggia. Sì, sì, sì. Con la 250 nei primi anni. No, guarda, ce ne sta uno ancora prima. Ma sei sicuro che prima di anni, Ruggia? Anni fine anni 80, primi anni 90. Vediamo se troviamo una foto di Ruggia. Ecco. Ragazzi. No, Ruggia. Il francese Ruggia. Cioè, questo sì, parliamo sì, di questa è una 250, forse è una 500, anche non lo so. No, è una 2,5. Sì, Ruggia. Questa è prima dell'epoca Biaggi, per cui sì, parliamo dei primissimi però anni. Però all'epoca era vista, comunque lui non era il pilota più performante del settore, no. Era visto come proprio una questione di però di è moderno, stile. Come stile. Come stile è moderno, ma all'epoca quando vedevano Ruggia lo vedevano quasi come uno pensava a guidare. No, non sapeva guidare, che aveva quel tipo di stile, era particolare con quello, ma non era efficace perché faceva quello. Certo. E la stessa cosa secondo me è anche Ben Spies, che Ben Spies parliamo di 2005-2006 che già con la Suzuki AMA metteva ginocchio e gomito sull'erba. Andiamo a vedere in sue bike, magari la gente se lo ricorda un pochino meglio qua, però eccolo. Sì, 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 lui prima di tutti, ma lui aveva anche questo The Elbow, cioè sì, sì, sì. Questo stile schiacciato sulla moto, molto basso, esposto col gomiti. Per cui, secondo me, lui è stato non l'innovatore, però quello che ha dato proprio il là alla necessità. Non alla necessità, cioè, secondo me, lui ha dato il là a un aspetto stilistico. Sì, 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 sì. La gente ha iniziato a imitare perché era bello da vedere. Poi è discutibile perché, francamente, in quegli anni non era bello, cioè per i miei gusti. Per me era stupendo. Infatti, visto, è una questione dei gusti, cioè questo guarda i gomiti sono alti, Sì, 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 sì. Sono altissimi. Però diciamo che lui è anche un pilota che aveva delle leve molto lunghe, un po' era l'esigenza e un po' era proprio lui che verissimo. Però appunto è lui che ha iniziato a portare, però vedi come una cosa segue l'altra, nel senso perché si è arrivati alla necessità di mettere il casco così davanti, così caricato sull'avambraccio, sul semimanubrio, scusami, cioè una guida del genere lunga e caricata in avanti ma con una seduta così indietro permette in realtà con la semplice spostare del corpo e del casco di distribuire i pesi come vuoi, perché tu parti in una moto molto caricata dietro, ti siedi molto dietro, ma hai la necessità però di dare peso davanti, certo. Perché ormai le moto non stanno più così, sono molto caricate, quindi
si è arrivati alla necessità di dover dare peso avanti per avere trazione dietro che già hai. Certo, vabbè, comunque per trovare il giusto compromesso tra la percorrenza e la trazione in uscita. Esattamente. Per cui il ragionamento che tu hai fatto è correttissimo e sono d'accordo, ma è un'evoluzione che parte da, appunto, secondo me dalla Superbike quasi. Che ci dicono qualcosa? No, perché non si vedo. Diceva che Ruggia era stava in 250. Sì, stava in 250. No, magari aveva fatto una wild card, una gara, non lo so, in 500 e poteva essere una foto da 500, ma Ruggia stava in 250, assolutamente sì. Quindi, secondo voi, ragazzi, faccio una domanda anche a voi che ho fatto prima. Può essere che, dopo tutto questo discorso che abbiamo fatto, la Ducati abbia delle problematiche, soprattutto in ambito ufficiale? Cioè, a me mi verrebbe da dire che anche quest'anno il mondiale lo vincono l'anno prossimo, perché loro partono sempre come favoriti, sempre come candidati al mondiale, e poi si ritrovano per un motivo o per un altro sempre a dover rincorrere. Può essere, secondo voi, che questo sia, e secondo te, chiedo, te dico, dettato dall'estrema innovazione che non permette mai l'adattamento a un pilota? Cioè, secondo te Bagnaia, se avesse avuto, non ti dico la moto dell'anno scorso, ma qualche aggiornamento, allora, e magari lasciare una moto innovativa a Pirro come wild card, adesso sto facendo delle ipotesi, però poteva fare un pochino meglio, secondo te? Allora, io penso che quello che tu stai dicendo, che la continua innovazione sta portando a... Scusa, regia, ci puoi aiutare il nostro... Sì. Grazie. Io penso che l'estrema innovazione ultimamente sta comunque, come tu dici, creando delle grosse confusioni. Sono d'accordissimo con questo. Anche se nel caso Ducati... Io parlo di Ducati, non dell'innovazione. No, se parlo di Ducati, io sono sempre convinto che è proprio la questione pilota. Comunque la scelta dei piloti generali è sempre stata toppata. E posso essere d'accordo, però perché all'inizio dell'anno fanno sempre più fatica della fine dell'anno prima? E questo, cioè, è andato di fatto. Cioè, Bagnaia inizio anno e Bagnaia a fine anno su Ducati ufficiale non è lo stesso con Bagnaia, ok? Abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo visto tutti i piloti. Per cui mi chiedo, non è che ci vogliono troppi mesi di adattamento alla moto per poi arrivi che sei competitivo a fine anno e l'anno prossimo ti presento una moto totalmente sconvolta, perché per ogni volta viene tirato fuori un aggiornamento così radicale che non ti permetta poi di... o meglio, che tu abbia la necessità di adattarti ogni volta? Io non credo a questa cosa, nel senso che nella gara precedente andava probabilmente meglio la Ducati ultima generazione. In questa gara vanno peggio, eh? E queste... sono sicuramente superiori. La questione dell'adattamento, ma quanto può essere cambiata? Cioè, tu quanto la vedi cambiata? Ma io, o meglio, non è tanto quanto è cambiata la moto di per sé, però quanto il pilota non si senta a suo agio con la moto come era alla fine della stagione prima. Perché possono cambiare veramente cose banali che per un pilota fanno la differenza. Cioè, questo, una carena... questo è possibile, questo che tu dici, però voglio dire, c'è un aspetto che secondo me è... Non so che dirti. Cioè, a me mi viene da dire che Bagnaia non è capace a andare in moto. Vabbè, no, non è possibile, anche campione del mondo. Metti gli occhiali quando dici questa cosa. Allora, Bagnaia, io non discuto la velocità del pilota, ma discuto completamente il pilota. Allora, già in una vecchia puntata abbiamo detto, ridetto tre volte, si è trovato davanti, questa è la quarta volta. No, non ha scusanti. No, ma pure per me neanche pure nell'altro. Qua non ha scusanti. Magari la prima volta ci poteva essere, ma... Qua ha proprio fatto un errore da principiante che ha stretto. Ragazzi, il pilota del genere ormai per me... È finito? È finito, non si acchiappa più. Allora... Perché fra le pressioni addosso, vedere quell'altro che con la Moto Factory vince completamente di più, tutti quelli che gli stanno appresso, poi lui esce Steducare, è uscito Steducare, le gare precedenti ha fatto, secondo me è stato ridicolo rispetto alla concorrenza. Certo, se lo vuoi paragonare a Marini, sì, ti dico Pecco Bagnaia Marini 10-0, però stiamo a parlare veramente di due piloti, ragazzi. Io ho una finiti. tendenza. Allora, partiamo dal presupposto che noi, cioè, da una poltrona dietro lo schermo giudicare dei piloti, certo, di MotoGP è scarso, è facilissimo, cioè, io te, andiamo certo. Noi sicuramente facciamo molto molto peggio, perché quindi si giudicano chiaramente i piloti sulla base del fatto che so piloti, ok? Il problema qual è? Che io personalmente ho sempre fatto una distinzione dei piloti in tre categorie. Secondo me ci sono tre tipologie di piloti. Ci sono i
i fuoriclasse, i campioni e i piloti. I piloti sono tutta quella categoria dei piloti che può essere un Marini, i piloti che non hanno mai vinto un mondiale. Che sono me. Ma che nessuno ha mai detto che Marini è il pilota più forte del circus. I campioni del mondo. Hai vinto un mondiale, comunque sei un campione del mondo. Per cui vai messo una categoria a parte e a quel punto io non mi sento più di poterlo giudicare. Il pilota sì, il campione del mondo no. E poi ci sono i fenomeni che sono Marquez, Rossi. No, vabbè, della storia, Biaggi. Marquez. Vabbè, Marquez. Allora, Marquez è il primo della lista dei fenomeni. No, sto scherzando. Però ecco, parlo di Duan, ti parlo di non li sto paragonando tra loro, sì, però sì, dei sì. Fenomeni, Jorge Lorenzo, io lo metto di là, non lo metto dai campioni del mondo, lo metto dai fenomeni. Dei fenomeni, certo. Stoner lo metto in assoluto tra i fenomeni. Marquez, Rossi e questa gente qui. Biaggi, lo stesso Biaggi. Per cui quando si parla di Marini e si parla di Bagnaia, noi ci dobbiamo ricordare comunque Bagnaia per un motivo, per un altro è un campione del mondo. Per cui sì, va tenuto comunque, secondo me, un Marini non lo miglior risultato stagionale, ma per grazie al cavolo, però Lollo sono cascato in 200. Pure io pensavo che arrivavo nono, E comunque sì, arrivato davanti ad altre Ducati, perché non è arrivato davanti a vabbè, di Gian Antonio che ok. E ne era davanti pure sono cascati gli altri. Mi costringete a mettermi ogni volta a occhiali. Allora, ragazzi, chi guarda questa trasmissione, per piacere, non mi può parlare di determinati piloti, Marini, Bezzecchi. Anche secondo me Bezzecchi non è meglio di Marini. Sì, però probabilmente stanno anche in una condizione che in linea teorica, cioè Marini, ragazzi, non ha proprio un cervello da pilota. È quello che gli manca. Perché io pure sul fatto che Marini è un pilota veloce, è un fenomeno, cioè è velocissimo Marini. Ma il problema è che secondo me gli manca proprio qualche rotella per stare lì. Ok, Bezzecchi secondo me è meno veloce dei Marini, ma secondo me c'ha un po' più di sale in zucca. Anche se lui anche in modo 2 ha fatto certe papere, vabbè, lasciamo perdere. Di Gian Antonio, mo, con tutto bene ti odio, amico mio, romano, ma di già, lascia perdere, vai a correre con l'ovale dentro al circuito Misanino, ma mia, lì forse è forte, sì. Mo lo chiamo, dove stanno? Non so se è già tornato in Italia. Allora, cioè, è un discorso un po' particolare questo, perché cioè se noi iniziamo a, se vogliamo fare una griglia di solo i fenomeni corrono un 4, insomma in MotoGP, cioè ci devono essere dei partecipanti. Io non parlo di Fabio, ma Fabio poi è al primo anno, diamogli ma tempo, scusami un secondo, tu sai benissimo oggi i piloti vengono da una selezione pazzesca. In MotoGP secondo me è veramente ridicolo vedere questa gente. Ricordati sempre la forza trainante del motorsport. Ho capito, ma sono d'accordo con te. La valigia sono d'accordo con te. La selezione non è una selezione naturale dovuta al talento. Ma non posso vedere queste cose. Io da spettatore, da quello che ti pare, no, non posso vedere questa gente. Però non la faccio più. Andrebbe proprio. Basta. Non ne posso più. Senti, ti faccio un'altra. Non una provocazione, ma una cosa a cui pensavo questo weekend, sempre legato a Ducati, Bagnaia e via dicendo. A questo punto, cioè noi si parla sempre di Miller proprio già dato fuori da Ducati ufficiale e il posto che si contengono Bastianini e Martinez. Fermiamo un attimo, cioè Lolo che dice su Pecco hai ragione Feffo, prossima stagione manco la moto ci avrà, troppi errori da principiante. D'accordissimo che sono troppi errori, e soprattutto al quarto anno, 4 anni di MotoGP, c'è un pin. Passalo alla regia, e ci serve un pin. Pin. Sei arrivato preciso. Fantastico, grazie. Allora, che stavo dicendo? Che sì, sono d'accordissimo con Lollo. Allora, Lollo, sì, sono d'accordo. Anche perché, come ho detto, sono 4 anni che fa la MotoGP. Cioè, non fa la MotoGP da, non è il primo anno o il secondo anno. Tra l'altro è un pilota ufficiale. La mia domanda era proprio questa, se la riesco a ritrovare. Noi stiamo dando per scontato Bagnaia in Ducati come se fosse il nuovo, come Leclerc, il predestinato, non si sa che, perché insomma sono 2 anni che sta là e sta facendo quello che sta facendo.
diamo per scontato Miller via, che poi non so se hai sentito è dato in KTM per l'anno prossimo, ma ci arriveremo. Miller sì. Miller, e sì. Mir al posto di Spargaro. Vabbè, poi ci arriviamo a rimaniamo in ambito. Sì, 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 vai. E quindi si giocano la seconda sella Martin e Bastianini. A questo punto io mi chiedo, ma siamo così sicuri che Bagnaia debba essere dato così per scontato? Cioè, a parer mio, alla luce degli ultimi eventi, cioè, secondo, non vedi molto meglio una coppia ufficiale come Martin e Bastianini? Allora, personalmente sono pienamente d'accordo con quello che stai dicendo, ma so che Ducati ci tiene avere due piloti italiani, o poi, almeno uno. Ragazzi, ricordiamoci sempre che Pecco è anche un pilota che viene da tutto il discorso VR46 e tutto quel discorso, ragazzi, Dorna e tutto il resto, conta sì. Tanto, tifoserie e cose. Sono piloti che portano i tifosi. Cioè, quando tu vai a Misano per Pecco, c'è tanto. Là c'è tutto un giro. La gente che tifa Pecco è la stessa gente che tifa Morbidelli, è la stessa gente che tifa chi c'è sta là in mezzo, Migno, gente, Mil, Bezzecchi, Marini. Cioè, là ormai ci sta proprio un discorso come marketing, tifosi e cose, che va proprio al di là, e con la moto italiana, con Ducati e quelle cose, là fa la forza. Io ho notato anche altre cose, che ti voglio dire, pure la questione che probabilmente VR46 si è andata comunque nella direzione Ducati con il team Mooney. Secondo me non è che ha scelto la direzione Ducati, è l'unica direzione che poteva prendere. Secondo me no, perché in Moto 2 c'è un team che si chiama Yamaha, che è il team di Manuel Gonzalez. Tra l'altro tengo a precisare a tutti che Manuel Gonzalez ha scagliato contro Marco Di Nardo su Gran Turismo. Ma indipendentemente da questa parentesi, ma non è il VR46 Master Camp? Si chiama Yamaha VR46 Master Camp, okay. Con cui ha corso coso pure quello che fa Manuel Gonzalez e Manzi, VR46. Secondo me la possibilità di Yamaha probabilmente nel secondo tempo. Ma non è competitiva in MotoGP. Appunto. Quindi voglio dire, parlavo di costrizioni, nel senso sono costretti. Competitivi, però anche la questione marketing, moto italiana, piloti italiani, perché quello ci sta. È una cosa che dà molta forza a questo motociclismo senza Valentino Rossi. Arriverà prossimamente 3-10 in qualche gara sicuramente. Ma chi? Di Gian Antonio. Non so se quest'anno. Di Gian Antonio per me non ci arriva nei primi 10, nessuna gara. Manco a fine dell'anno. Manco se casca. Dici proprio come risultato? No. Ma io Fabio lo conosco, nel senso che, vabbè, è un amico. Abbiamo corso. No, non abbiamo corso insieme perché è molto più piccolo. Però l'ho seguito. Abbiamo pure sponsorizzato. Il problema è, non economicamente, è sponsorizzato. Il fatto è che Fabio è un gran pilota. Voi non ve lo ricordate perché penso nel 2014 o forse 15 si giocavano il campione italiano lui e Bezzecchi al CIV. Poi vinse Bezzecchi in una gara bellissima. È un pilota, Fabio, molto forte. È un pilota che veloce, che si sta però allo stesso tempo, secondo me, però, godendo anche la sua... Cioè, è un pilota di MotoGP a 20 anni, insomma è molto giovane. Si sta confrontando con una categoria massima, per cui secondo me bisogna dare tempo anche ai piloti di adattarsi un attimino alla categoria, alla velocità. Sono pienamente d'accordo, però in lui vedo veramente tanto ritardo. Va bene, però scusa una cosa, guarda Gardner, che è campione del mondo della Moto 2, e qui mi allaccio anche un altro cosa che voglio fare su KTM, un appunto voglio fare su KTM. L'altro, come si chiama l'altro spagnolo, il vice campione Raul Fernandez. Che stanno facendo? Li hai mai visti inquadrati in una gara, a meno che non andavano a terra? Sono pienamente d'accordo. Come Fabio, eh? Come sono Fabio. Pienamente d'accordo. Ma tu e Petrucci l'anno scorso l'hai mai visto inquadrato in una gara? Bene. Mi hai dato l'assist per la domanda. E la considerazione. Allora, sappiamo benissimo che la miglior cantera al giorno d'oggi per arrivare alla MotoGP forse è KTM. In Moto 3 e in Moto 2 sono le moto da battere. Sì. Ok?
Sì, Leopard, sì, quello che te pare. Però sappiamo benissimo che KTM fa 4 moto semi-ufficiali in moto 3, cioè praticamente ufficiali in moto 2, ti porta in moto GP. Però lui ti lega, KTM, lei ti lega a KTM. Se in moto 3, in moto 2 è una gran bella scuola la moto 3, secondo voi i piloti che arrivano in moto GP con KTM non si rischiano di bruciare? Cioè, Allora, secondo voi per me adesso c'è una. Allora, KTM, e questo lo leggo anche a una questione, poi questo è il mio pensiero. I primi anni, quando aveva come piloti Afil Syahrin e Miguel Oliveira, parlo di Tech Trois, parliamo di due. no, di MotoGP, Vabbè, quindi 2 anni fa. 3 anni fa, e il team Tech Trois era un team che presentava praticamente due moto identiche. Identiche, cosa dico per identiche? No, cioè c'era il team ufficiale e il team satellite, ma anche per come si presentavano le moto esteticamente parlando, erano Qua, come in modo 3 e modo 2. come Moto3 e Cioè, Moto2, cambia la erano uniche. scritta verde. Tech Trois, dagli ultimi 2 anni, ha Beh, cambiato colore. presentato completamente un'altra tipologia di Ma colorazione. quella è scelta KTM, eh. Allora, quella potrebbe essere una scelta KTM, però voglio dire che da quando c'è stato quel cambiamento, il team Tech Trois mi sembra veramente indietro rispetto al team ufficiale. Questa poi è la mia visione. Ma a me sembrano che arrancano tutto, o meglio, il KTM ha fatto dei grandissimi salti in avanti da quando Pedrosa ha preso in mano lo sviluppo. Sicuramente. Tutta sta differenza con la moto ufficiale e la moto clienti, Ricordiamo francamente. che comunque quest'anno Binder ha fatto un secondo posto e Oliveira ha vinto una gara. Attenzione, sì, però parliamo di gente che c'è stata da 3-4 anni sopra in moto. Noi, io mi chiedo se un pilota al primo anno possa far bene subito con la KTM. Miguel Oliveira all'esordio ha vinto la gara, quella famosa Vabbè, del però Red Bull Ring. sì, ma che so, era il 2020, cioè secondo me è un anno che non può essere preso in considerazione troppo. Ho capito, ma KTM non ha mai vinto una gara in vita nella sua carriera. Cioè, capito, ti voglio È dire, io ho lo stesso discorso capito. però di Aprilia e Spargarò, Ok, cioè però Aprilia. con dei budget totalmente, cioè il budget che c'ha KTM su KTM e Red altri, Bull con assolutamente, Aprilia e certo, Aprilia, perché c'ha manco assolutamente. uno sponsor grosso. Assolutamente, sono d'accordo. E secondo me, allora, la questione della KTM è molto particolare, anche con i piloti ufficiali, per questo devo fare un attimo un paragone. Binder ha fatto un secondo posto e poi soliti risultati così. Michele Oliveira ha fatto un primo posto e poi risultati così. Ok? Questo che ti fa capire che probabilmente ci sono comunque oggi delle situazioni che si vanno a incastrare, come sempre è stato nel motociclismo e nel motorsport. Quindi magari Michele Oliveira che si trova bene quel giorno con la moto, con la pista, Binder tale e quale. Perché poi ricordiamoci, Oliveira ha vinto in Austria e in Portogallo. Gara di casa del Red Bull Ring, del main sponsor, dove sicuramente e gara di casa di KTM e gara di casa sua. Ok. Magari è una coincidenza, Vabbè, ci può essere. però. Comunque, adesso è il fatto che oggi, se vai in MotoGP e entri in un team che probabilmente è KTM, Aprilia o tutti i team che non siano Ducati, secondo me è una crescita difficile. Devi entrare comunque in Ducati. Di Gian Antonio si trova in Ducati. Una crescita, secondo me, io non la sto vedendo perché mi pare sempre difficile parlare di crescita nelle situazioni in cui si trova. È chiaro che se tu paragoni forse di Gian Antonio a un Luca Marini, che è già il secondo anno che sta in MotoGP, il livello è quello, eh. Il livello è quello. Quindi se vuoi, io se ti devo Non lo dire. so, non lo so se il livello è lo stesso. Bezzecchi fra tutti, che ha la moto come quella più o meno di. Cioè, è Mooney, però ha la moto penso di Gian Antonio, se non sbaglio. È forse quello che c'ha qualche esplorato un po' più acuto, Che che assist ti di devo dire? Bastianini, Che la stessa di Bastianini, certo, assolutamente. voglio. Anzi, addirittura Bastianini gli hanno portato questo weekend la carena quella nuova Sì. e non ha voluto manco quella. Ha riusato quella vecchia, infatti è un po' più grossa. Sì, un po' più grossa. Sì, però mi permetto di dargli un po' più di tempo dal punto di vista dell'adattamento a Fabio, perché comunque è presto. Poi un giorno magari lo invitiamo Ma o lo chiamiamo e glielo chiediamo in direttamente. modo 2 a te Fabio ti ha mai convinto?
Allora, a me quello che non ha mai convinto di Fabio non è la velocità, ma è la costanza. Cioè, come tanti piloti, ci tenevano a fare bellissime gare. Sì, però posso dirti anche, tu lo sai meglio di me, hai fatto anche il pilota, e dico, ci sta sempre anche il giorno che tu azzecchi qualcosa, e per sì, vuoi o non vuoi. Però, sì, è vero, però, cioè, non, voglio dire, sarebbe bello avere una griglia di 20 campioni del mondo che si giocano il mondiale a tutte le gare. Non esistono 20 piloti come Marquez. Non ci sono 20 piloti, ma io non voglio manco, cioè, nel quello. Nel senso, devono esserci dei partecipanti. Però per me ci sono dei piloti che... che se ne meritano di più. Se ne meritano di più. Probabilmente. È la mia visione, è chiaro che tu magari vedrai altri, altra gente vedrà, però per me sicuramente gli attuali piloti che ci sono... Però io in griglia te ne toglierei parecchi, cioè quasi la metà, se proprio vogliamo fare... Cioè, in primis è Binder, Darren Binder non ha senso. Non ha senso. Non ha senso manco Dovizioso al giorno d'oggi con quella, in questa condizione, perché secondo me non è, lui non è l'ombra di se stesso, è l'ombra di qualcun altro proprio. Però voglio di Morbidelli lo terresti? Allora, se... Dovizioso negli anni mi ha fatto capire che un mondiale non lo vincerà mai, a parte adesso è logico, ma comunque cioè, le sue occasioni ce l'ha avuto, c'ha 35. Bagnaia non vincerà anni. mai. Poi Bagnaia può vincere, poi che non vincerà mai. No, okay. Non vincerà mai. Proprio peggio di Dovizioso. Vabbè, Dovizioso però è scartato. Dovizioso quindi, cioè, è oggettivamente un esubero. Cioè, secondo me è proprio Morbidelli, siccome è pilota, non in questa condizione, non capisco cosa succede. A questo punto inizio a pensare veramente Yamaha sta veramente anni luce indietro, è l'unico che fa la differenza, ma la fa il pilota, certo, è Quartararo. Cioè, Quartararo è il Marquez della Honda degli ultimi anni, ma perché infatti, la Honda non era in quei livelli. Quartararo, nonostante quello che si vede e nonostante anche lui ha messo, io ho problemi di motore con la Yamaha, ma è uno che oggi come oggi non è che ti continua a dire c'ho problemi di motore, però... è evidente a tutti, ma la testa ce l'ha a fare bene, il massimo e a tradurre quello che può fare nel massimo, e ci riesce a farlo. Però scusami, Quartararo da Speed Up, l'ex Speed Up che sì, adesso è a Bosco Scuro, l'avessimo portato in MotoGP GPT? Sì, perché è l'unico ad aver vinto con la Speed Up. E teoricamente ha vinto anche una seconda gara che poi è stata annullata perché sì, c'era una pressione. Oggettivamente ha fatto poco, niente. Lo so, ma su piloti che in Moto2 hanno fatto qualcosa in quella stagione, quello che ha fatto la cosa più assurda è far vincere in quella stagione la Speed Up, è stato lui. Perché ricordiamoci che la Speed Up prima di Quartararo c'aveva due piloti, adesso gli elenco i nomi: Dominic Aegerter, campione, vice campione Moto E e campione del mondo Super Sport, che sta rivincendo la Super Sport a un vantaggio e sta vincendo, l'altro giorno ha vinto le pari a gara in Moto E. Ok, quindi non proprio l'ultimo arrivato. E un certo Danny Kent, campione del mondo 2015 in Moto 3, che è dovuto, che è andato via dalla Speed Up dicendo che la Speed Up ha un'inferiorità tecnica. Quello è salito sulla Speed Up. Sono stati anche, tanto quando ha vinto il campionato del mondo Danny Kent con Quartararo, erano anche i compagni di squadra. Parliamo di uno che si è riuscito a bruciare dopo aver vinto un mondiale, cioè, ok, sei stato riuscito a bruciare quello che denunciato per rissa, denunciato per rissa, si è trovato poi in MV nel BSB e l'hanno cacciato pure da lì, cioè, allora sì. Cioè, dopo la rissa successe la rissa in un pub da ubriachi, cioè non parliamo di condizioni del genere. Sì, sicuramente un pilota che si è bruciato, ma un pilota che probabilmente lo mettiamo sempre. Questo sto dicendo, questo sto dicendo che lui è andato via da Speed Up dicendo qua c'è inferiorità tecnica, è arrivato Quartararo che teoricamente era sicuramente un pilota che dicevano che nel CEV doveva sfondare, non ha mai sfondato, poi è arrivato lì, ha vinto una gara con una Speed Up che la gente non riusciva assolutamente. Bornò, dove era? Adesso non ricordo precisamente, perché poi ne vinse due, la seconda poi annullarono. Lollo fa una considerazione giustissima, dice comunque Bastianini terzo nel mondiale con 3 vittorie, Spargarò secondo con una sola vittoria, questa gliela dà il mondo GP. Ma questo lo diciamo dal giorno 1 di questa stagione, nel senso che se noi pensiamo che i campioni attuali sono uno in difficoltà con la moto, perché Yamaha oggettivamente forse è peggio la KTM al giorno d'oggi, peggio nel senso più indietro, e Marquez che è il fenomeno degli ultimi tempi, che non è più il Marquez di prima, chissà se torna ad essere il Marquez di prima, ma comunque è infortunato e c'ha i problemi che c'ha con la moto e quanto per cui un Rossi che non è più Rossi chiaramente di tanto tempo fa, ma che comunque non c'è più, Lorenzo che non c'è più, Pedrosa che non c'è più,
Cioè, davanti sa, giocano. Cioè, i nostri campioni nostri della MotoGP sono Bagnaia. Vabbè, Quartararo e Marquez, ma abbiamo messi da una parte. Morbidelli. Perché hanno la problema. Cioè, Morbidelli è il campione del mondo. È il campione del mondo, sì. No, i nostri campioni del mondo, i nostri campioni nel senso. Cioè, 10 anni fa noi vedevamo le gare. È vero che dietro poi non succede niente, perché erano 16 piloti e guardavamo i primi 4. E dietro si diceva sempre la stessa cosa, c'era Depunier e via dicendo. Però davanti c'erano 4-5 piloti con, cioè, insieme facevano 20 campioni del mondo, forse anche di più. Cioè, quando c'avevi Stoner, Lorenzo, Pedrosa, Valentino Rossi e Marquez, c'erano i 5 fenomeni. Fenomeni. Oggi chi c'è di fenomeno? 1.5, 2, 1.5, perché per ora Quartararo è un campione, diventerà un fenomeno. Mire, Quartararo, Marc Marquez, campione del mondo della classe regina e basta. Della classe regina? La classe regina, sì. Questi classe regina, sono. Cioè Quartararo da adesso, quindi fino all'anno scorso. Quartararo, Mir e Marc Marquez, basta. Sì. Anche se ci sono tanti campioni del mondo tra Moto3 e Moto2, sì, eh? Diciamo che comunque, cioè, sono quasi tutti. Il livello generale dei piloti, comunque, adesso per me, generale nella media, è più alto rispetto ai tempi di. Allora è più alto, forse anche questo è vero, nel senso il livello generale è più alto, allora il fenomeno fa fatica a distinguersi. Diciamo, vero, che secondo me anche il valore delle moto attuale è più comunque bilanciato rispetto ai valori dell'epoca. Voglio vedere la lista piloti, così vediamo esattamente quanti mondiali ci sono. Ma Miller ha vinto il mondiale in Moto3? Miller in Moto3 ha vinto il mondiale, sì. Sicuro? Sì, e poi è passato in Moto3. Quindi abbiamo Quartararo campione del mondo, Bastianini campione del mondo. Beh, di campioni del mondo ci sono tantissimi. Rins non è campione del mondo. Rins no, no. Ma ci sta Binder, Zarco. Guarda, Binder. Vale in ordine: Zarco, Bagnaia, Binder, Mir, Marquez, Bastianini, Pol Espargaró, Bastianini, Morbidelli, Vignales, Martin, Morbidelli, Marquez, Alex, Dovizioso, perché quanto è il campione del mondo, Gardner e Bradel. E Bradel, sì, campione, cioè, del mondo. L'80%, 90% sono tutti campioni del mondo. Però, come hai detto te, nella classe regina hanno due. Chi è più chi? No, non è paragonabile la situazione. Miller no? Miller in Moto3 ha vinto il mondiale. Allora, io non me lo ricordo, però l'ho sentito da dire te la gara scorsa. Io te lo verifico subito. Io non sono sicuro. Io non sono sicuro, lo davo per buono perché l'ho sentito te, però lo verifichiamo subito e ve lo dico subito. No, Henry Miller, come si chiama? Di nome? Jack. Che matto comunque, Jack. Dice Emanuele, chi è il più forte a Quartararo e Marquez? Dai, non sono imparagonabili. Al momento... No, ragazzi, non ha vinto il mondiale, infatti. Ah, non ha vinto? Miglior risultato finale è secondo. È vice campione del mondo. E chi vince? Ah, vince Alex Marquez allora quell'anno. In modo 3. Ah, eccolo qua, aspetta, te lo dico subito. No. Lui non è fatto secondo nel 2014 e poi è passato in modo 3. E chi ha vinto nel 2014? Alex Marquez? Moto 3 2014 campione. Alex Marquez, campione del mondo. Ok. Sì. Vabbè, all'ultimo round. Sì, vince comunque Jack Miller, ma diventa campione del mondo Alex Marquez, perché evidentemente doveva arrivare molto più indietro. Sì, bravo Norton, grazie. Infatti anche io non lo ricordavo, però siccome l'altra volta avevo toppato pure Paul Espargaró e me lo ricordavo campione del mondo nella piccola cilindrata invece la media, ho detto vabbè, mi ricorderò mai. Ok, Miller non è campione del mondo. Miller non è campione del mondo. E per rispondere invece a Dzeko, a S Roma 1927, Dzeko 1, chi è più forte tra Quartararo e Marquez? Al momento non sono neanche paragonabili, o meglio, come piloti allo stato attuale, ora come ora, forse è più in forse è più in forma Quartararo, ma essere più in forma non è essere più forte. Al momento Marquez resta nella top 3, e sto proprio esagerando, perché forse anche meno dei 3, forse anche dei piloti più forti della storia del motociclismo. Per me è il top, personalmente per me è il top di sempre. Secondo me no, nel senso, cioè sì, ma secondo me penso che
a livello di talento puro, non di vittorie, qua non stiamo già Stoner, non di testa, parlo di talento, guida, polso, forse poteva averne qualcosina in più, però so chiacchiere, non lo sapremo mai, lasciano il tempo che trovano, non lo sapremo mai. Infatti uno dei miei più grandi dispiaceri, non rimpianti, è che non c'entra niente. Beh, penso un po' per tutti, perché tutti avrebbero voluto vederli insieme uno contro l'altro.